Eccoci, buongiorno a tutti, benvenuti al secondo appuntamento del ciclo di webinar Rilanciamo l'Italia, le ricette salva Italia dei business leader. Io sono Gina Dupastier dell'Ortigia Business School. Per chi non ci conosce, siamo una scuola di formazione manageriale basata a Siracusa. Queste conversazioni saranno tra i cofondatori della nostra scuola, Lucrezia Reichlin e Francesco Drago, e alcuni top manager italiani sulla loro visione per la ricostruzione dell'Italia dopo il Covid. Questa sera con grande piacere accogliamo Luigi De Vecchi, Chairman EMEA, Banking, Capital Markets e Advisory di Citi, che vi presenterò tra un attimo dopo avervi dato alcune informazioni tecniche. Allora, il webinar durerà circa un'ora, la prima parte sarà una conversazione tra i nostri ospiti e accoglieremo poi sul finale le vostre domande che vi invito a porre attraverso la tab Q&A che vedete sul vostro schermo. La sessione di oggi sarà registrata e sarà disponibile sul nostro sito web, sul canale Economia del sito del Corriere della Sera e come podcast su Spreaker.com. Bene, veniamo all'ospite di questa sera. Luigi è un grande amico e supporter della nostra scuola. Abbiamo avuto il piacere di ospitarlo già molte volte di persona a Siracusa durante i nostri corsi a cui ha partecipato come guest speaker. La sua è un'esperienza professionale vastissima. In banche d'affari, da Goldman Sachs a Credit Suisse fino ad oggi in Citi. Ha trascorso la maggior parte della sua carriera all'estero, dove ha vissuto e gestito crisi finanziarie e politiche. Ci porterà dunque la sua visione a 360 gradi della crisi che sta investendo la nostra economia, con un occhio alle dinamiche internazionali e globali, ma senza dimenticare il focus sul Sud Italia a cui Luigi tiene particolarmente. Non indugio ulteriormente, lascio la parola a Lucrezia e Francesco e ci vediamo più tardi per le domande. Grazie. Grazie Gini, buonasera a tutti quanti per questo nostro secondo incontro e welcome to Luigi che, come ha detto Gini, è un amico della nostra scuola, è un nostro supporter e ha dato un input anche appunto come speaker nei nostri corsi. Luigi ha scritto recentemente un articolo sul Foglio proprio sull'argomento dei nostri seminari di questi giorni. E questo articolo ha un titolo intrigante, Per ripartire davvero, immaginiamo un futuro che non vogliamo più. E quindi vorrei che Luigi appunto parlasse, cominciasse subito per parlarci di questo futuro, ma la premessa forse è importante, prima di parlare del futuro, la cosa su cui Luigi mette enfasi è questa crisi, è una crisi epocale in qualche modo, che coglie e tocca l'economia reale, ma non solo, è una crisi di debito, sarà una crisi del debito, non solo in Italia, è una crisi che avrà conseguenze per i mercati finanziari, è una crisi che coglie, che tocca il mercato dell'energia, l'occupazione. Quindi è un cataclisma, ma come tutte le crisi, anche questo forse ci dà un'opportunità di cambiamento. Quindi è su questo l'articolo di Luigi e spero che appunto ce ne parlerà un po' più a lungo stasera, quindi gli do subito la parola per una prima introduzione e poi come al solito cercheremo appunto di interagire con domande sia nostre che dal pubblico. Luigi. Lucrezia, grazie. Allora, anzitutto, prima di parlarti di crisi, volevo parlare della straordinaria opera di costruzione di questa università. Ti ho seguito dall'inizio in questa avventura e ti voglio oggi fare veramente i complimenti perché a pochi anni dalla partenza di questa iniziativa hai dimostrato veramente una capacità imprenditoriale straordinaria. Uno, nel mettere insieme una squadra che tra l'altro devo dire di livello altissimo, e due, perché effettivamente riuscite a fare una serie di iniziative di un livello e di un respiro globale, cosa appunto che quando ne parlammo la prima volta e mi raccontasti la tua idea, di farlo da Siracusa, ci sembrava allora una cosa molto complessa. Invece hai dimostrato ancora una volta che dal local al global si può fare. Quindi prima di parlare di questo articolo, ci tenevo veramente a farti i complimenti, a farla tutta la squadra, una squadra soprattutto di donne, ovviamente c'è Francesco, e quindi di nuovo complimenti. Venendo al tema dell'articolo, è vero quello che dici. Io ho avuto la fortuna, l'onore,
per certi aspetti di vivere diverse crisi nella mia carriera ed in particolare di viverne in posti diversi. Ero nel 98, nel momento della crisi asiatica, ero in Brasile, quindi ero uno dei paesi emergenti che venne investito da quella crisi e sembrava la fine del mondo. Come tutti sappiamo, è stato proprio nel 98 che vennero messe in quella crisi le basi della poi crescita sia dei paesi emergenti, ma in particolare della Cina. Quindi da una crisi cataclismica come quella che fu il 98 per i paesi emergenti, in particolare per l'Asia, sappiamo poi cosa è successo della Cina, che oggi ovviamente rappresenta, al di là di quelli che sono gli ultimi tentennamenti, il paese a maggior crescita che abbiamo visto sul scenario globale. Ero poi a New York nel 2001 e quindi avevo appena vissuto gli anni del boom di internet e della tecnologia e crollò tutto in quel famoso marzo del 2001 a valle di quello ovviamente gli eventi del 9-11 che rafforzarono questa percezione di una specie di fine del mondo all'inizio del nuovo millennio. E poi sappiamo tutti com'è andata, in realtà quel technology bust fu l'inizio della differenziazione tra i famosi GAFAs e quindi Google, l'Amazon, le Apples di questo mondo e una serie di altre società che invece in quegli anni poi saltarono. Quindi di nuovo nella crisi si crearono i presupposti per il rafforzamento di alcuni player e per effettivamente l'uscita dal mercato di altri. Quindi di nuovo in una crisi si può trovare la maniera di creare delle opportunità. Ultima è il 2008. Crisi finanziaria e effettivamente in quel contesto lì io l'ho vissuta prima gestendo la crisi per una banca europea e poi rendendomi conto che le banche europee non hanno saputo cogliere quell'opportunità che di nuovo veniva potenzialmente messa a disposizione da una crisi e sono le banche americane in cui oggi mi trovo ormai da 7 anni che hanno potuto invece prendere quota di mercato e come ben sappiamo oggi dominano il mondo. Bene, pervenendo al tema dell'articolo, veramente un flash per dire che io sono abbastanza convinto che in questa fase l'Italia si gioca moltissimo, è una crisi ovviamente particolarmente rognosa perché è una crisi che ha in maniera repentina toccato tanti aspetti contemporaneamente. Abbiamo una recessione globale che è in arrivo e che forse è quella che la generazione nostra ha vissuto di più pesante nella nostra generazione. Vi è ovviamente un tema sui mercati finanziari delicato, c'è un tema del debito che ricordavi, c'è un tema del mercato dell'energia con un'enorme volatilità e con un crollo del prezzo del petrolio e quindi con una serie di aspetti geopolitici molto delicati in tutti i paesi che oggi sono produttori di petrolio e che oggi sono dei paesi che sono sull'orlo di una bancarotta. Stiamo parlando di paesi, tra virgolette, pericolosi. Pensiamo alla Russia, pensiamo a Venezuela, pensiamo allo stesso Medio Oriente, al Messico, all'Indonesia. E poi questo discorso ovviamente sta avendo un suo impatto sui mercati emergenti, dove tra i 30 e i 40 paesi oggi sono in una situazione di potenzialmente di default. Quindi abbiamo effettivamente una serie di effetti concatenati che insieme al tema sociale, che poi è quello che a me preoccupa più di tutti, rischiano ovviamente di creare i presupposti per un periodo molto difficile proprio per l'economia globale e forse anche proprio per la società. Cosa fare in un contesto di questo genere dal punto di vista dell'Italia? Cercare di capire come reinventare un modello, cioè avere una visione del paese che un po' come fecero i nostri connazionali negli anni 60, valle della Seconda Guerra Mondiale, reinventarono questo paese, si rimboccarono le maniche e riuscirono in tempi relativamente brevi con una visione del mondo a posizionare questo paese in un contesto che allora era un contesto anche tra l'altro abbastanza complesso. Penso che oggi si potrebbe immaginare un discorso simile e in quell'articolo menzionavo alcuni dei cardini, a mio avviso, di una visione che ovviamente partono da come da un punto di vista geopolitico questo paese si vuole posizionare rispetto ai due blocchi, agli Stati Uniti che ovviamente da 70 anni hanno influenzato da un punto di vista geopolitico la nostra politica, la nostra economia, la Cina, che ovviamente è il nuovo attore sulla scena mondiale. Come giocare questa partita? La mia risposta è
con una risposta europea, con una più forte presenza del nostro paese all'interno di uno scacchiere europeo, che oggi è uno scacchiere sicuramente che andrà evolvendo nei prossimi mesi, nei prossimi anni. L'altra cosa che è, a mio avviso, importante, nel momento in cui si rilancia un paese, c'è un tema di investimenti. Tutte le grandi crisi vengono risolte attraverso degli investimenti, che in questo caso saranno certamente, come nel resto del mondo, principalmente pubblici. E quindi questi investimenti devono essere investimenti direzionati sul nuovo millennio. E quindi, a mio avviso, il tema della sostenibilità è quello della tecnologia. Infine, l'altro aspetto sul quale metto l'accento è un ritorno dello Stato, che ovviamente deve essere virtuoso. Non c'è dubbio che lo Stato può far paura sotto tanti aspetti, ma se lo si riesce ad immaginare come una fonte di non solo capitale, ma anche un soggetto che può portare sistema nel contesto globale e può aiutare le aziende in determinate situazioni e può avere forse una veste, magari poi ne riparliamo, Lucrezia, più umana sotto certi aspetti, creando anche presupposti per una qualità della vita migliore per i cittadini, non solamente legata a dei maggiori consumi, ma anche, per esempio, a una migliore educazione, a una migliore salute, a tutti i temi che sicuramente non vanno a incidere direttamente sul PIL, sul prodotto interno lordo, ma a mio avviso nel nuovo mondo che ci ritroveremo a valle di questa crisi saranno invece alcuni dei fattori chiave per ripartire. Luigi, mi interessa molto parlare d'Italia, credo che anche a chi ci ascolta interessa parlare d'Italia, però invece io vorrei provocarti sulla questione internazionale. E come giustamente tu dici, la Cina è probabilmente il grande vincitore di questa crisi e comunque insomma si approfondisce una tendenza già in atto da anni di un rafforzamento della Cina ad un mondo che non è più dominato esclusivamente dagli Stati Uniti e questo ha cambiato il gioco geopolitico in modo molto profondo. Nello stesso tempo l'Europa, che sono molto d'accordo con te che l'Europa potrebbe giocare un gioco importante e l'Italia in essa, invece l'Europa sembra essere in qualche modo smarrita tra questi due poli e non tanto capace di esercitare la sua funzione in questa crisi e di dare una risposta compatta e convincente che possa tenere insieme tutti i pezzi. In Italia c'è un ritorno di anti-europeismo, una grande parte non solo appunto della parte politica sovranista, ma anche di molti dei nostri imprenditori sono diventati molto anti-europei. E si teme, anzi ho sentito recentemente un mio collega Luigi Zingales che faceva la provocazione: l'Italia, se l'Europa continua così, sceglierà la Cina invece che l'Europa. Qual è secondo te la probabilità che questo possa avvenire, esattamente il contrario di quello che tu auspichi, cioè un'Europa che non trova se stessa, non trova la forza diciamo di coesione per poter dare una risposta a questo challenge? E quindi una parte dell'Europa più debole, noi in primis siamo l'anello più debole, che in qualche modo deriva verso una scelta che ci porta verso un'altra area, geopoliticamente parlando. Ti sembra una cosa realistica di cui avere paura, di cui bisognerebbe discutere di più in Italia oppure no? Dunque, senti, è uno degli scenari che ovviamente a me preoccupa moltissimo e come a me ovviamente a molti. Effettivamente quello che stiamo assistendo oggi, nel momento in cui la crisi comincia ad essere una crisi che diventa una crisi sociale, la gente ha delle reazioni, l'abbiamo visto nel corso della storia, non molto facilmente prevedibili. Ci sono delle reazioni di paura, ci sono delle reazioni, abbiamo visto nella storia spesso, di andare poi a scegliersi dei cosiddetti uomini forti che poi finiscono per in realtà illudere le persone, e una delle illusioni oggi è questa, a mio avviso, del nazionalismo, di un ritorno al passato, di un ritorno ad un mondo in cui si può pensare che un'Italia con meno del 2% del PIL globale possa cavarsela da sola, e che è il presupposto di molti dei discorsi che si sentono oggi anche da parte di esponenti di prim'ordine politici.
Questo a me spaventa molto perché, come giustamente dici tu, essenzialmente l'uscita da un quadro europeo non vorrebbe dire un'Italia indipendente dalla conquista del mondo, ma vorrebbe dire un'Italia in ginocchio, con un debito probabilmente intorno al 170, se non 180% del PIL, con una bassissima crescita, che ovviamente si porta dietro problemi strutturali sui quali magari possiamo parlare, perché c'è molto da fare per rilanciarlo questo paese, e che quindi finirebbe per essere appannaggio di un qualcun altro. Questo qualcun altro potrebbe essere la Russia, ma potrebbe soprattutto essere la Cina di cui tu parli. Allora, certamente oggi il nostro paese deve immaginare, e lo ha fatto abbastanza bene negli ultimi 20 anni, un rapporto che sia un rapporto proficuo con la Cina, che sia un rapporto, diciamo, di business, che sia un rapporto in cui si può coesistere con questa, ovviamente, tigre asiatica dalle dimensioni. Ormai pensiamo al fatto che rappresenta il 16% del PIL, noi di nuovo siamo il 2%. Ma soprattutto che nell'arco dei prossimi 10 anni sarà la prima potenza mondiale in termini di PIL e supererà gli Stati Uniti. Quindi non possiamo immaginare di non lavorare con la Cina e di non aprire tutta una serie di scambi. Certo, questo tipo di relazione deve cambiare. Inizialmente andavamo a produrre in Cina per esportare nel mondo. Oggi la Cina ha un mercato domestico, e quindi è un mercato molto attraente per molti, però abbiamo anche capito che la Cina può essere un problema, perché la Cina può copiare la nostra tecnologia, può comprare le nostre aziende e nel momento in cui le compra non necessariamente la profittabilità di queste aziende poi ritorna a casa, diciamo, paese Italia. Abbiamo visto, per fare un esempio, coi porti che hanno preso in Grecia. Essenzialmente hanno messo delle tariffe bassissime e tutti i profitti tornano essenzialmente sulle navi cargo cinesi. Lo stesso discorso se si parla per esempio con i portoghesi, che hanno fatto entrare molti investimenti cinesi, è stato riscontrato da questi paesi che nella crisi del 2008 si sono trovati in una posizione di attrarre questi investimenti. Quindi io penso che noi dobbiamo trovare una maniera di lavorare bene, lavorare con la Cina, ma da un punto di vista geopolitico dobbiamo rafforzare l'asse europea e poi onestamente stare un attimo a vedere come evolve la situazione americana, perché ci portiamo dietro 70 anni di diciamo una copertura americana non solo politica ma anche in termini di difesa e quindi non irrilevante in un mondo che è stato un mondo complesso con una cortina di ferro eccetera eccetera. Oggi in questo nuovo mondo si tratta di vedere anche che posizione prende l'amministrazione americana. L'attuale amministrazione americana non si è ricoperta, a mio avviso, di gloria nella maniera in cui ha, diciamo, supportato determinate idee nate dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oggi si tratta di vedere come evolverà questa posizione degli Stati Uniti. A maggior ragione credo che un'Europa che possa avere dei valori e che possa, diciamo, essere un mondo di mezzo tra una Cina che ovviamente è un paese con 1000 pregi ma anche qualche difetto, non è un paese democratico, una cosa non da poco, e un'America che comunque anche culturalmente è molto diversa da alcuni dei nostri anche stati europei, penso al fatto che è comunque un paese che ha la pena di morte, per fare un esempio tra tanti, cosa che ovviamente non è un discorso in termini valoriali che ritroviamo in Europa, ma potremmo citare 1000 altre situazioni in cui l'America non è, diciamo, necessariamente così in linea culturalmente con il nostro paese. Io penso che questo ruolo dell'Europa dobbiamo tutti augurarci che si rafforzi nell'arco dei prossimi mesi, mi auguro, se non anni. Me lo auguro anch'io. Francesco, Mi aggiungo, sì, diciamo, mi aggancio a questo discorso geopolitico perché penso sia fondamentale, però essendo anch'io convinto della necessità di essere ancorati all'Europa, è un problema abbastanza grave, secondo me, che già era in atto in Europa, erano in atto degli squilibri. Adesso molti parlano di questo shock simmetrico in Europa, in realtà stiamo capendo che questo shock non è molto simmetrico. Non è molto simmetrico nella misura in cui la gravità che colpisce i vari paesi è diversa. Sono uscite le previsioni della Commissione europea qualche giorno ieri, mi sembra, e ovviamente l'Italia insieme alla Grecia è il paese che risulta più colpito.
L'Italia è un paese che soffre un grado di incertezza dal punto di vista di policy e politica molto, molto grave, e quindi ovviamente sappiamo tutti che c'è un debito pubblico enorme rispetto al prodotto interno lordo, e quindi forse ci aspettiamo che questi squilibri, se non altro, possano aumentare. E questo è un problema perché paradossalmente nel momento in cui dovremmo rilanciare il mercato unico e pensare quindi anche a aggregazioni strategiche in vari settori, e qui diciamo, mi affido alla competenza e all'esperienza di Luigi, probabilmente ci sarà, diciamo, una tendenza dal punto di vista politico a tirarsi indietro. Ad esempio il nostro governo, forse come misura emergenziale, adesso non sto a discutere se questo è desiderabile nel breve periodo, ma penso di no, nel lungo periodo ha rafforzato il Golden Power e quindi ha frenato, diciamo, la possibilità che nell'immediato ci possano essere aggregazioni o comunque ha posto dei limiti anche in settori non strategici. E quindi Luigi ti chiedo, alla luce di tutto questo, di questo ragionamento, quale potrebbe essere, quale dovrebbe essere una politica ottimale del nostro paese su aggregazioni industriali all'interno dell'Europa? Dunque, senti, ti ringrazio Francesco per la domanda. Io mi occupo di aggregazioni, diciamo, industriali e finanziarie ormai da 30 anni, e secondo me bisogna un attimo fare attenzione, perché nel momento in cui si parla di rilancio dell'Italia e si parla di Golden Power, quindi della difesa dei nostri interessi strategici, io credo che ci sono fasi diverse a cui dobbiamo riflettere, su cui dobbiamo pensare. La fase attuale e la fase dei prossimi 12, 18, 24 mesi è una fase in cui siamo in piena crisi, dobbiamo aumentare le nostre difese, dobbiamo dare la liquidità alle aziende per essenzialmente permettergli di sopravvivere e di vivere questa crisi al meglio. Le crisi non sono mai facili. Non lo sono per gli individui, non lo sono per le aziende, non sono per i governi. Però questa crisi dobbiamo essenzialmente stringere la cinghia e, ripeto, immaginare un nuovo mondo. In questo nuovo mondo dobbiamo puntare su determinati settori e dobbiamo immaginare degli investimenti strategici per questo paese che ci portino nel nuovo millennio. In questa fase, quindi, credo che qualunque tipo di aggregazione europea sarebbe un errore strategico, colossale e politico, perché nessuno oggi può immaginare in qualunque settore o per qualunque azienda di fare un'operazione diciamo di respiro anche europeo. Detto questo, oggi forse avrete visto che, tra l'altro operazione che ho seguito personalmente, Telefonica ha annunciato la fusione con Liberty in Inghilterra, quindi nel settore delle telecomunicazioni, dove in America ci sono 3 operatori e in Europa ne abbiamo 80, oggi è stata annunciata la maggiore operazione nella storia delle telecomunicazioni in Europa. Quindi queste operazioni si possono anche fare. Ma nel nostro paese, oggi, mi sentirei dire che sconsiglierei a qualunque nostra azienda, nel momento in cui si tratta di guardare al mercato domestico e a diciamo, evitare che questa tempesta, diciamo, crei delle falle in questa barca Italia, che già qualcosa di problematico ha, di ragionare su questo genere di operazioni. Invece è il momento di ripensare a uno sviluppo del futuro, dove i temi che a mio avviso sono chiave sono il tema tecnologico e dell'innovazione tecnologica, dove per esempio dobbiamo finalmente arrivare ad immaginare che in tutte le case in Italia, in tutti i borghi, nelle campagne, si possa portare questa fibra famosa che ci permette di vivere anche in un momento come questo, dove il social distancing sta diventando un fatto, e ci permette di andare nella direzione delle smart cities, ma anche potenzialmente nelle campagne dello smart land, cioè di poter effettivamente portare questo paese a livello dei paesi che hanno investito nel settore della fibra da 20 anni a questa parte. Noi non ci siamo ancora. L'altro aspetto è la sostenibilità. Penso realmente che questo sia il momento in cui quella filiera, che è una filiera sulla quale l'Europa si sta distinguendo, perché l'America con Trump, questa amministrazione è assolutamente contro, come sappiamo, e oggi sta avendo dei problemi enormi, perché di colpo il futuro che immaginava Trump per il petrolio non si sta realizzando, il prezzo del petrolio è crollato, ha qualcosa come tra i 30 e i 50 miliardi di dollari di aziende che gli stanno fallendo, e dovrà reimportare essenzialmente
petrolio negli Stati Uniti ed energia negli Stati Uniti, un disegno che solo un anno fa sembrava impossibile. L'Europa e l'Italia in particolare potrebbe diventare invece il centro di un nuovo mondo verde, sostenibile, con delle tecnologie e con dei servizi che nel breve, se è vero questo discorso del cambiamento climatico a cui tutti crediamo, diventerà essenzialmente una valvola di sbocco per i nostri prodotti nel mondo. Se noi riuscissimo a immaginare in questi due anni, nel futuro, un nuovo progetto imprenditoriale per questo paese in quel settore, e partiamo già da una base molto forte, immaginiamo che l'Enel, per esempio, è la prima azienda al mondo nel settore delle rinnovabili. Non solo, ma avendo un management particolarmente brillante e illuminato, si è anche posizionato su tutta una serie di servizi che al consumatore oggi essenzialmente, diciamo, che per i quali il consumatore è pronto a pagare. Allora, potremmo immaginare un mondo in cui un po' l'Italia, un po' l'Europa realmente diventa il centro di questo nuovo mondo sostenibile. Faccio un esempio. Oggi, se parliamo di pannelli solari, abbiamo un monopolio cinese nel mondo. E questo è un qualcosa che non ha senso, per cui potremmo immaginare per esempio di avere delle fabbriche di pannelli solari in Italia per un mercato europeo, non solo in Italia ovviamente perché dovrebbe essere un progetto europeo, e farne uno dei cardini di un progetto di sostenibilità per esempio in quel sottosettore delle rinnovabili. Come quello ci possono essere mille altri settori che di nuovo ci portano nel nuovo millennio a immaginare un'Italia ancorata all'Europa, un mercato europeo, ma essenzialmente che si distingue, forse anche prima di altri paesi, in queste filiere tecnologiche e industriali. E se questo è vero, a valle di questo discorso, potremmo anche immaginare di avere delle posizioni di forza in alcuni settori e di cominciare a ragionare di fare determinati scambi di figurine in un contesto europeo per la creazione dei campioni europei su scala globale, in alcuni casi controllati dalle nostre aziende, in altri casi dove andremo ad aggregarci con altri. Questo è come lo potrei immaginare. Quindi mi pare che tu dici fase 1 pensiamo all'Italia, fase 2 pensiamo a delle aggregazioni sui settori su cui noi siamo forti. Perché? Io penso che, penso che questo è quello che onestamente oggi mi sentirei di raccomandare. Poi ci possono essere sempre delle eccezioni, perché Lucrezia, tu mi insegni, in queste crisi ci sono anche alcune delle migliori opportunità finanziarie che si creano. Allora, se un nostro imprenditore illuminato nel settore pubblico o privato dovesse riscontrare che c'è l'opportunità della vita e che non vuole farsela scappare, certo non sarei io a bloccarlo. Però, diciamo, secondo me ci sono momenti diversi nei quali bisogna ragionare di politiche diverse. Questo è un momento in cui bisogna stringere la cinghia, bisogna fare investimenti sul paese, nel paese, per il paese. Bisogna immaginare un nuovo sistema, a mio avviso, anche di come questo pubblico e questo privato possono convivere, cosa non semplice, e bisogna avere un'attenzione al sociale, perché, ripeto, questo è l'aspetto, a mio avviso, più delicato. Cosa succederà delle decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di persone che perderanno il lavoro e che essenzialmente dovremo trovare il modo di reinserire in un contesto lavorativo in cui abbiano tutte le dignità possibili. Quell'aspetto lì è quello sul quale, per esempio, io a titolo personale oggi mi sto dedicando, perché mi sembra l'aspetto più delicato per il nostro paese per i prossimi anni. Allora, perché non ci parli un momento di questo aspetto e poi vorrei ritornare invece sulla parte, appunto, Stato, impresa privata e come, appunto, come il futuro di questa partnership diversa dal passato, immagino, perché l'Italia... cioè, nell'Italia già lo Stato è già molto presente nei settori strategici. Comunque parliamo prima appunto del sociale, che è una cosa che so che ti sta molto a cuore, che era anche uno dei, appunto, dei cardini dei pillars di questo nuovo progetto per l'Italia. Come vedi un progetto, cioè, partiamo dalla scuola per esempio. Uno dei grandi ritardi dell'Italia è la scuola. I test di Pisa, come sappiamo, hanno dimostrato un ritorno all'analfabetismo, o c'è un problema di abbandono scolastico, un problema che è soprattutto molto presente qui al sud. Che cosa pensi che bisognerebbe fare per questa emergenza, direi, nazionale? Dunque, io penso che il tema della povertà educativa, così come la stai descrivendo, è effettivamente uno dei temi più delicati
che ci troviamo ad affrontare come paese e che dobbiamo trovare il sistema e la maniera di risolvere. Certamente ti do dei dati che recentemente Save the Children ci ha messo a disposizione. Prima della crisi c'erano quasi 1,5 milioni di bambini sotto la soglia della povertà. Insieme ai nuclei familiari questo voleva dire quasi 5-6 milioni di italiani, quindi quasi il 10%, che essenzialmente non erano in grado di bancare lunario prima della fine del mese. Oggi la stessa fonte calcola che questi numeri possono raddoppiare o addirittura quasi triplicare. Sono dei numeri che fanno paura, perché questo essenzialmente vuol dire che ci potremmo trovare tra i 10 e i 15 milioni di italiani, quindi una fetta rilevantissima della popolazione, in una situazione molto delicata di povertà. Sicuramente uno degli aspetti in tutto ciò più diciamo pericoloso è il fatto che tra la chiusura delle scuole e il fatto che oggi abbiamo molte di queste scuole non in grado essenzialmente di dare per un periodo prolungato quello che hanno dato egregiamente per anni, ci troviamo in una situazione in cui gran parte, a mio avviso, degli investimenti dovranno essere fatti per supplire a questo tema attraverso delle azioni molto mirate che portino a questi bambini minorenni certo le tecnologie, perché se sono a casa si tratterà di dargli quella app che gli permette di essere in collegamento con la propria insegnante, ma anche la capacità di insegnarli a utilizzare queste app. Gli dovremo anche trovare una nuova socialità e dovremo spenderci per essenzialmente trovare la maniera di fare sì che questi ragazzi possano immaginare un futuro, possano, al di là della crisi, diciamo, cogente attuale, possano avere le opportunità che hanno avuto almeno i loro genitori. Su questo sicuramente quello che sto vedendo è che il Sud paradossalmente ha avviato delle iniziative abbastanza straordinarie nel campo sociale, proprio perché mentre al Nord in qualche maniera il tessuto sociale attraverso le fondazioni e quant'altro è riuscito a supplire alle carenze, nel Sud questo è stato fatto attraverso delle associazioni di volontariato che hanno fatto dei lavori eccellenti. Nell'arco proprio degli ultimi due mesi ne ho prese in rassegna una serie e sono rimasto incredibilmente stupito dalla forza che ha il Sud proprio sul sociale, reinventando un sistema sia nel campo della, diciamo, della povertà educativa, ma anche nel iniziare delle iniziative come ad esempio il ritorno alla terra. Ti faccio un esempio che ho visto in Puglia, di una situazione in cui tu sai che la Puglia è stata devastata prima di questa crisi da una crisi che ha distrutto il paesaggio della Puglia e in particolare gli ulivi, che hanno avuto questa malattia che era una specie di Covid o l'equivalente del Covid, che ha distrutto milioni di ettari. Ebbene, appunto, parlando con delle realtà lì locali si è cominciato a riparlare di biodiversità, si è cominciato a parlare di riportare le comunità sulla terra, di in qualche maniera utilizzare quella terra senza un sfruttamento eccessivo, ma per dare da mangiare alle comunità locali, e insomma un ritorno a dei valori e ad una maniera di ragionare, secondo me, molto sana e molto in linea con i tempi o i nuovi tempi che ci ritroveremo a valle di questa crisi. A mio avviso dobbiamo trovare la maniera di veicolare verso queste iniziative dei fondi, di farne crescere in termini di scala, e in questa maniera mi auguro di trovare la maniera di arginare quello che può essere altrimenti un rischio per il nostro paese, per la nostra società, che è che queste fette di società che essenzialmente vengono abbandonate prima o dopo ci porteranno il conto e ci spiegheranno che essenzialmente non possono convivere con delle distribuzioni di ricchezza troppo ineguali.